Preghiamo le persone in piedi di prendere posto nei posti contrassegnati fino ad esaurimento, il restante purtroppo devono uscire fuori dal santuario.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vergine Santissima della Coltura, nostra cara Madre, volgi il tuo sguardo su di noi, figli devoti, che prostrati dinanzi al trono della tua materna clemenza, imploriamo misericordia, aiuto e protezione. Tu sei la gloria del nostro paese, la gioia di noi tutti, l'onore massimo del nostro popolo. Attorno al tuo santuario si volge la nostra vita, con tanti pericoli, ansie e miserie. Noi siamo come tenere pianticelle attorno a te. Ci accogli, bambini, ci segui con materna sollecitudine nella breve e pur affannosa corsa della vita, e benedici, gloriosa, l'ultima nostra dimora. Siamo tutti tuoi, siamo il popolo tuo diletto. Non permettere che ci rendiamo indegni di tanto privilegio. Stringici al tuo cuore materno, non sottrarre a noi il tuo sguardo amoroso. Accoglici tutti sotto il tuo manto, asilo sicuro di tranquillità e di pace. Deponiamo davanti a te tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo. O Maria, che regina della cultura, che come olivo bellissimo ti innalzi nella nostra terra, sii sempre per tutti noi visione di pace e balsamo di consolazione. Dona alle nostre anime il frutto benedetto della redenzione e della vita. Irriga i nostri cuori inariditi dal peccato, rinnovandoli in una primavera di fede e di amore. Rendici degni, o Maria, di abitare accanto a te, di vegliare ogni giorno alle porte del tuo santuario. Trovando te abbiamo trovato la vita e attingeremo sicuramente la salvezza dal Signore. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come è bello e consolante, o Madre, invocarti col titolo dolcissimo di Nostra Signora della Coltura. Così volesti essere chiamata quando ti manifestasti in mezzo alle distese dei nostri campi. La tua venuta, o Maria, annunziò gioia per tutta la nostra terra. E noi, memori e riconoscenti, ti ringraziamo e ti benediciamo per questo titolo che infonde nelle nostre menti tanta luce e insegnamenti e tanta speranza nei nostri cuori. Figli fortunati della tua spirituale cultura, noi dovremmo essere il tuo eletto giardino per elevare fino a te tutto il profumo di un'anima creata a immagine e somiglianza di Dio, redenta dal sangue del tuo figlio Gesù e santificata dalla grazia. Ma tu vedi, o Madre, in quante miserie ci troviamo, ovunque circondati da sofferenze e da pericoli temporali e spirituali che tengono il nostro spirito ansioso e trepidante. Compi, o Madre, l'ufficio che, col bel titolo della cultura, volesti esprimere e significare. Rinnova i tuoi prodigi, accelera il tempo delle grandi misericordie di Dio e salvaci dalle mani del maligno. Non guardare la nostra indegnità, le nostre infedeltà, i nostri peccati, e vieni incontro al nostro grido di soccorso. Il tuo amore materno ci ottenga il perdono, la tua potenza ci impetri pace e salvezza.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nella sacra immagine che ti raffigura, Madre della cultura, fra le più belle che ispirato pennello ritrasse, tu hai il volto lievemente incline a clemenza, e volgi gli occhi misericordiosi, pieni di grazia e di materna dolcezza, verso tutte le umane miserie. Nel bambino Gesù, che stringi fra le tue braccia, guardi tutti i tuoi figli, guarda i miseri, i bisognosi e soprattutto i peccatori. Com'è dolce riposare fra le tue braccia, o Maria, fissarti con gli occhi amorosi, dirti tante cose, svelarti tutta l'anima, convinti di avere una madre che mai ci abbandona, che ha compassione di noi, ci aiuta, ci conforta, ci sostiene nelle asprezze della vita. Anche il monolito, masso di pietra solido, è un segno visibile della tua potenza e del tuo amore, è simbolo eloquente dell'alleanza che volesti stringere con noi. Grazie, Madre, di tanto dono, sotto la tua protezione, dolce nostra patrona, ci sentiamo sicuri. Rendi il nostro cuore degno dell'eredità di fede e di amore che ci donasti nel segno visibile della tua immagine, e fa che da te benedetti e sorretti possiamo fare onore al nome di cristiani, essere qui sulla terra tuo vanto e domani tua corona nel cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un'ultima grazia ti domandiamo, o Madre, che non vorrai negarci in questo giorno solennissimo. Concedici il tuo amore e la tua benedizione. Benedici colui che benedice il mondo, in nome e in persona di Gesù Cristo, il Papa. Fa che la sua parola di luce giunga a tutte le menti, affinché tutti gli uomini, affratellati nell'unica fede, sentano la tenerezza della sua paternità universale. Benedici il pastore della nostra diocesi, il vescovo Fernando, che ci porta i pascoli salutari della verità e della virtù. Benedici il clero e le autorità che governano il nostro paese nel comune ideale della fede e della patria. Benedici i figli di San Domenico che custodiscono la mistica vigna del tuo santuario, perché fiorisca sempre più con opere di culto e di carità. Benedici tutti gli iscritti alla Compagnia della Cultura e ricompensa largamente tutti i benefattori che con le offerte e col cuore sostengono le opere del tuo santuario. Benedici, o Maria, le nostre campagne, e poiché ti degnasti di essere chiamata col titolo della cultura, mostrati per noi protettrice e coltivatrice. Feconda i sudori degli agricoltori e tieni lontana ogni calamità. Benedici la città di Parabita, che è tua, la diocesi di Nardò Gallipoli, che ti è devota, il Salento, la patria, il mondo. Sull'orizzonte dell'umanità si spalanchino le porte dei cuori, perché vi entri l'amore e i popoli aperti all'appello della pace si affratellino in Cristo. Benedici le nostre famiglie e concedi loro i beni della terra insieme ai beni del cielo. O benedetta, benedici tutti e supplica all'Onnipotente per noi,
e noi saremo sempre con te, o Madre nostra cara, Madonna della cultura. Il tuo volto dolcissimo sarà per noi l'ultima stella di conforto nel nostro tramonto, come fu il primo sorriso di speranza della nostra vita. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Probabilmente un po' più quest'anno rispetto agli altri anni, ci consentirà di capire sempre cosa viene prima nella scala dei valori. Prima viene il cuore purificato, prima viene il cuore capace di donarsi, sgombero da ogni forma di egoismo, perché anche in alcuni festeggiamenti potrebbe celarsi sotto sotto l'egoismo di un popolo che vuole divertirsi. Quest'anno vogliamo essere in comunione spirituale con tutte le sofferenze del mondo. A partire da questa comunità cittadina, a partire da Parabita, non andiamo lontano. Sicuramente ci sono delle emergenze qui in questo paese e di questi nostri fratelli, di questi concittadini, dobbiamo prenderci cura. Perché con molta dignità e pudore, e ve lo dico anche, chiedono, ma naturalmente la dignità è qualcosa che ci tocca nell'essere, e allora molte volte per pudore non chiediamo, ma la sofferenza c'è, la paura per il futuro c'è, l'incognita del domani, l'incognita dei prossimi giorni, delle prossime settimane. Allora, fratelli carissimi miei nella fede, rivolgiamoci sempre a questa mamma speciale. Vi ricordo che stasera alle ore 19 la Santa Messa, trasmettete le notizie il più possibile, sarà celebrata fuori e sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Santuario. Domani, ancora lo ribadisco, la celebrazione eucaristica delle ore 11 sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud. Io naturalmente vi prego di non precipitarvi tutti in Santuario, perché esauriti gli 86 posti massimi dovremo chiudere. Però in diretta sul canale Antenna Sud ci potrete seguire. E naturalmente poi domani sera avremo le due messe vespertine celebrate fuori, delle 17.30 e delle 19. Avete visto il cortile grande e possiamo contenere un bel numero di persone. Ecco, diluiamoci, così tutti fisicamente potremo essere presenti alle celebrazioni eucaristiche. Ricordo anche che domani il santuario sarà aperto tutta la giornata per poter consentire in modo ordinato e secondo le distanze, le norme, di poter fare il vostro atto di omaggio, di venerazione alla Beata Vergine Maria. Ci saranno gli uomini del servizio, naturalmente, che ci aiuteranno a mantenere
in servizio d'ordine. Ed ora giunga su tutti voi, su tutte le vostre famiglie, la benedizione del Signore per intercessione di Maria Santissima. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, per intercessione di Maria Santissima, Beata Vergine della Coltura, vi benedica nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Con la gioia nel cuore e di sapere che abbiamo come protettrice una madre che ha risparmiato questo paese dal contagio a zero, perché vi abbiamo ancora affidato al suo cuore immacolato di Maria. Lo sapete che tutti i singoli siete consacrati a Maria? Lo sapete che abbiamo fatto la consacrazione al cuore immacolato di Maria? Andatevi a vedere il video insieme col parroco e il sindaco. Chi ha fede crede che non c'è stato alcun caso di contagio in questa comunità. Maria vi vuole bene a questa comunità cittadina. E noi gli dobbiamo donare tutto il cuore. E allora insieme diciamo a te, madre, viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Ora questa. Maria, quando serena, se la gioia e se l'amore, prego.